sera pubblico di Onda TV e a quello di Onda Strike verso lo spareggio mondiale Svezia-Italia, pausa per la Serie A. Ne parliamo questa sera con i nostri due fedelissimi opinionisti di studio, Valerio Di Fonso, buonasera, Buonasera a tutti quanti. Buonasera e Claudio Pacella, buonasera, Andrea, buonasera a tutti. ben trovato anche a te Claudio, ma noi rispettiamo come al solito il famoso copione che ci siamo dati, ci diamo ogni giovedì, che scandisce anche il target di questa trasmissione. Quindi partiamo con le vincite che abbiamo raccolto. Vediamo la prima, Claudio, dal valore di 121 euro a fronte di 3 giocati. Sì, come vediamo nella schermata sono 8 gare di Lega Pro, giocate il 4 novembre appunto, iniziando con Olbia Giana Erminio 1x più over 1,5, minimo 2 gol, tant'è che è finita 3-0. Poi Matera Juve Stabia under 2,5, 1-1. Poi Catania Bisceglie, ancora una doppia chance con Acombo 1x più over sempre 1,5, finita 4-1. Cosenza Fondi under 2,5, finita 1-1. Risultato ad occhiali, Casertana Regina under 0-0, la vittoria di misura del Trapani con l'Agragas, no gol infatti 1-0, rende Leonzio 1-0 anche qui under, per finire Fidelis Andria Lecce 1-1 con X2 più over 1,5, ancora questa combo 3 euro 121 come dicevi Andrea. Allora, 10 euro giocati, un bell'importo quasi al limite, come noi amiamo ricordare per quanto riguarda l'etica del gioco. 146 vinti, che giocata è stata, Valerio? Sono 3 gare di Lega Pro e 3 fisse. Si parte con Lecce Casertana 1 fisso, vittoria dei padroni di casa, poi Regina Siracusa 2, vittoria esterna per il Siracusa e per concludere X tra Juve Stabia e Virtus Francavilla, pareggio fra le due formazioni in questo che è il girone C di Lega Pro. E comunque una schedina, seppur con sole 3 gare, difficilissima da prendere perché sono, come vediamo, tre giocate fisse e quindi molto audace. Benissimo, allora grazie e complimenti a coloro che si sono aggiudicati un montepremi non vasto, ma quello che conta è lo spirito e il gioco, non vogliamo andare molto oltre. E prima di addentrarci proprio nella nazionale, in questo spareggio a tutti gli effetti, la novità per il Mondiale del 2018, vediamo che cosa è successo con Claudio. Nel fine settimana frenano Napoli-Inter, avanza la Juventus che guadagna la seconda posizione in classifica, tutte a un punto, le prime tre, Napoli, Juve ed Inter, quindi il campionato sicuramente si fa più vivace. Questo stop, tra virgolette, di Napoli e Inter, Claudio, è fisiologico o no? Eh sì, per quanto riguarda il Napoli, l'avevamo detto, un Napoli stanco, ha pagato la partita molto impegnativa con il Manchester City, pur perdendo, ma abbiamo visto un ottimo Napoli, certo bisogna ammettere poi la superiorità della squadra inglese, ma sia le forze fisiche che mentali le ha pagate poi con questo 0-0. 1-1 dell'Inter è stato un 1-1 giocato, bella partita, molte occasioni, non è stato lo 0-0 del Napoli. Ma è un Torino vivace, coriaceo, ha ripreso la sua, che è di solito la sua statura della forza fisica di questa squadra sempre combattiva che aveva perso da qualche partita, l'ha ritrovata a San Siro. Abbiamo visto una distratta Juve con il Benevento che era addirittura in vantaggio a Torino, poi chiaramente la superiorità tecnica della Juve è venuta fuori, ha vinto, e poi una bellissima vittoria, lo dobbiamo dire, della Roma che continua a vincere in trasferta a Firenze 4-2. È un campionato, come dicevi, molto equilibrato, molto avvincente. Allora, tra l'elenco delle gare c'è stata anche Valerio Juventus Benevento 2-1. Io non mi vorrei tanto soffermare sul risultato finale quanto sul risultato parziale 0-1, e subito la mente è tornata a quella famosissima schedina del Bar dello Sport, no? Di Lino Banfi, Gioia Ricalà 0-1, quanto c'era il Totocalcio e quindi il 2 del Benevento a Torino valeva miliardi di euro. Ma quando il Benevento è passato in vantaggio, che cosa hai pensato, Valerio? Perché insomma c'è stato un attimo anche di. La sto vedendo la partita, però la Juventus fondamentalmente si capiva che avrebbe vinto la gara, seppur andando in svantaggio contro il Benevento, che fondamentalmente è stato il primo e unico tiro del primo tempo da parte della squadra campana. La Juve comunque aveva mostrato i segni evidenti di essere nettamente superiore ai uomini di Baroni, scusate. E niente, nessuna preoccupazione penso pure per i tifosi di Juventini, contando che
è arrivato il gol del Benevento da un calcio piazzato, e quindi non comunque su un'azione costruita. Ecco, ci può stare anche prendere gol da una punizione se tirata in modo magistrale, ma la Juventus comunque non ha mai sofferto il gioco degli ospiti, anzi, ha detto i ritmi, e nel secondo tempo è andata prima a pareggiare con un gran gol di Higuaín e poi con Cuadrado ha ribaltato il risultato in modo strameritato, e nulla da aggiungere. Ci può stare, sai, prendere gol, però bisogna anche riflettere pure sulla difesa un po' della Juventus, perché ha preso gol con il Benevento. Mi hai tolto le parole di bocca, per prendere gol con il Benevento, insomma. Sì, ma l'ha preso anche con la Spal. Esatto. In casa. E se con il Benevento è stato da calcio piazzato, con la Spal non è stato così, e abbiamo visto che è una difesa che è meno solida rispetto agli anni passati, e questo un po' forse perché ha perso Bonucci, che non sta facendo bene al Milan, ma è anche una questione di ambiente, lo sappiamo, e se tu stai bene in una squadra giochi bene se hai un ambiente a te favorevole, e sicuramente un qualcosa che Allegri deve curare, in particolar modo in questo periodo di pausa per le nazionali. Va bene, allora noi vogliamo proprio parlare, diciamo, di questa sosta delle nazionali. Prima però vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, ondadibussulmona@io.it, e ringraziamo davvero tutti quanti voi che ogni giovedì mandate le vostre giocate, l'avete fatto anche questa settimana, sono davvero tante, ovviamente riferite maggiormente alla nazionale e poi qualcuna anche sul campionato cadetto, quindi abbiamo fatto una cernita anche per non stancare troppo chi ci segue da casa. Sappiamo che l'impatto con la nazionale è diverso rispetto magari al campionato di Serie A, che è sicuramente molto più vissuto e di conseguenza più analizzato dal punto di vista del gioco, o meglio ancora delle giocate. Allora io ringrazierei Luca che gioca con noi e ci propone, come vedete, tutti i pronostici per quanto riguarda le nazionali. Vai Valerio. Sì, si parte con Giappone e Brasile, due squadre che hanno già staccato il pass per i mondiali di Russia 2018, gol più over 2,5. Io vedo sinceramente la nazionale carioca nettamente favorita su quella giapponese, quindi direi due. Diciamo che qui in questa schermata poi ci sono tantissimi amichevoli, e quindi certo, anche questo fattore potrebbe influenzare molto le gare. Passiamo poi a Polonia-Uruguay, una sfida che sarebbe dovuta essere dei bomber Lewandowski e Cavani, ma il primo sicuramente non ci sarà perché non al meglio nella condizione fisica, e quindi senza Lewandowski, senza Milik, la Polonia è spuntata, tra virgolette, e vedo quindi gli uruguagi leggermente favoriti, però non disprezzo neanche l'over 2,5 in questa gara. Svezia-Italia è qui, è l'unica gara fondamentalmente con un valore in questa schermata. Insomma, si gioca a Solma, la Friends Arena che avrà pochissimo di amichevole per gli azzurri, uno stadio nuovissimo di nuova generazione inaugurato nel 2012, tra l'altro una partita particolare, Svezia-Inghilterra, dove gli svedesi imposero per 4-2, Ibrahimovic segnò in rovesciata a ben 25 metri. È una partita delicata questa qui, non mi prendo la responsabilità del risultato finale, diciamo un X, che bene, magari all'Italia può andare più che bene nella partita di andata. Belgio-Messico 1, e questa qui è un'altra gara fra due squadre che sono già inserite nel tabellone mondiale della fase finale di Russia 2018. Il Belgio ha sicuramente molta più qualità del Messico, che comunque ha chiuso primo il suo girone di qualificazione. Io qui vedrei comunque gol, vedrei. Poi Portogallo-Arabia Saudita over 2,5, Portogallo senza Cristiano Ronaldo, lasciato a riposo, ma con André Silva, João Cancelo e João Mario. Qui tecnicamente i portoghesi sono nettamente superiori agli arabi, e quindi direi che dovrebbero vincere. Inghilterra-Germania a 2 più gol, una bellissima partita tra due nazionali importantissime che hanno comunque scritto pagine importanti della storia del calcio,
qui pronostica 2+ gol lo scommettitore. Guarda, secondo me non scopriranno tutte le loro carte già da subito. Sarà, a mio parere, una partita tattica, quindi metterei un under 3,5. Si chiude con due gare, la prima fra Francia e Galles, con i francesi nettamente favoriti, sia perché hanno una grande nazionale, certo, e sia perché nel Galles mancherà Gareth Bale, che è sicuramente la colonna portante della nazionale gallese, quindi vedo la vittoria dei transalpini. Chiudiamo poi con Russia-Argentina, e questa è una partita difficile perché la Russia negli ultimi mondiali non ha sicuramente ben figurato. L'Argentina nelle qualificazioni ha faticato tantissimo, l'abbiamo visto, è dovuta arrivare all'ultima giornata per staccare il pass in Ecuador, trascinata da Messi, e qui vedo un under, vedo una partita abbastanza bruttina, e non sono convintissimo della vittoria dell'Albiceleste, che sicuramente è superiore tecnicamente alla Russia, però nel calcio serve equilibrio, l'Argentina è una potenza lì davanti, poi però in mezzo al campo, ecco, fatica a trovare interpreti che possano regalare palloni giocabili ai loro fantasisti, alle loro punte. Benissimo, allora grazie a Luca, perché sembra un atto di coraggio giocare ai nazionali, però non è da meno giocare campionato cadetto. Noi adesso vi facciamo vedere questa giocata mista tra nazionali e campionato di Serie B, che si gioca sempre meno, Claudio, proprio perché non è facile. Questa sì, è una schermata anonima, quindi sì, ringraziamo l'ignoto. Effettivamente ci è arrivata questa schermata mista tra le quattro che riguardano le qualificazioni mondiali. Una, il Portogallo, che è un amichevole, evidentemente hanno scelto questa, pensano che sia la più facile, e poi torniamo alla serie cadetta, cioè alla Serie B. In questo, come dicevi, ignoto, in questo periodo a Rai 1 c'è, cioè, i soliti ignoti, diamo a loro questa schermata. Iniziando appunto con Svezia-Italia, l'incontro che ci riguarda da vicino, molto importante questo incontro, importantissimo, si giocherà domani, ma secondo me saranno i 180 minuti e qualcosa in più, perché rigiocheremo il ritorno lunedì a Milano. Credo che sia anche tattica, ma non solo per noi, ma anche per la Svezia, che teme molto l'Italia, squadra più esperta. Però è una squadra, la Svezia è molto organizzata, Andrea, compatta, e peccato per l'infortunio all'ultimo momento di Zaza, però sono d'accordo con under 3,5 da 0 a 3 gol, continuando sì, appunto Honduras-Australia X fisso. Questa gara si giocherà all'Estadio Olimpico di Sula, che è la seconda città più grande e importante dell'Honduras, e questo incontro è caratterizzato non tanto da questo, ma la presenza addirittura di 1200 soldati per la sicurezza. Certo, sono blindata, impressionanti. Una gara blindata. Sono blindate, esatto, sono impressionanti queste notizie. Io torno però alla gara, sono d'accordo, è una abbastanza equilibrata la gara, X. Poi continua Nuova Zelanda-Perù 2 fisso. E anche qui la vigilia evidentemente è stata scossa dal centravanti del Perù Agüero, che è stato sospeso perché trovato positivo all'antidoping. Però, secondo me, per quanto riguarda l'incontro, rimane ancora, anche l'assenza del suo centravanti, il giocatore migliore, la favorita in questo incontro, perché ben si è comportata nel girone, aveva Brasile e Argentina, il Perù, io l'ho vista giocare appunto nella Combonera con lo 0-0, sì, il 2 sono d'accordo. Poi torniamo alle qualificazioni europee, Danimarca e Irlanda mettono 1x, ma la Danimarca cercherà con questa gara di riscattare la delusione di 4 anni fa, quando non riuscì a qualificarsi ai mondiali in Brasile. Addirittura per l'Irlanda manca nelle qualificazioni dalla Corea dal 2002. Sono due squadre più o meno allo stesso livello, va bene l'1x. Poi Portogallo, Arabia Saudita, cosa dire? Mettono 1, beh certo, qui bisogna solo vedere, visto che è un amichevole, giocatori che magari giocano meno, giocano poco. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, perché è un periodo che non è in forma, mezzo infortunato addirittura. Vedremo il milanista André Silva o gli interisti Cancelo e Gio Mario, sì, va bene l'1. E poi abbiamo le 5 gare di Serie B, iniziando appunto con quella che ci interessa, diciamo, come abruzzesi da vicino, Bari-Pescara gol. Beh, effettivamente sono squadre che segnano, ma però sono incostanti tutte e due. Il Pescara non riesce a trovare, diciamo, quello che diceva Zeman, il passo giusto, e più volte ha detto l'allenatore che questa squadra corre ancora poco, e poco in verticale, che è il gioco che lui preferisce. E lo stesso si decide del Bari, che è vero sesto a 20 punti, però anche incostante.
Io credo di sì, gol ci può stare assolutamente. Continua la schermata con Cremonese, Palermo, gol. La squadra Cremonese è in grande forma, la Cremonese, sorpresa fin qui, secondo me, il campionato cadetto, arriva a questo scontro al vertice, è terza e secondo dopo la vittoria 3-2 a Foggia, e pari del Palermo 2-2 con il Pescara la settimana scorsa, sì, direi che gol ci può stare. Cesena Salernitana ancora gol, come vediamo nella schermata tutta la Serie B ha messo questo ignoto appunto scommettitore gol. Il Cesena è ultimo a 13 punti, però anche se è ultimo lo è insieme a altre tre squadre, sono quattro allo stesso punteggio. La Salernitana è un ottimo momento, settima in classifica, dunque nei play-off per quanto riguarda la Serie A, e direi che anche qui ci sta bene gol, perché la Salernitana ha segnato nelle ultime 5 gare 11 gol. Cittadella Parma, ancora gol, come dicevo poc'anzi, è una bella realtà. Il Parma, anche nella serie cadetta, ricordiamo è ripartita insomma dai dilettanti per quello che è successo qualche anno fa, e due punti avanti al Cittadella, sì, anche qui gol, sono d'accordo. Chiude la schermata con Provercelli Empoli. La Provercelli è una di quelle squadre a 13 punti, come dicevo prima, con il Cesena. È una squadra abbastanza, come si dice, dell'Inter, abbastanza pazza, alterna delle belle gare, segnando 5 gol come lo ha fatto al Cesena o al Foggia, ma poi prende 4 gol dalla Cremonese e dall'Empoli. E proviamo anche qui a dar ragione all'ignoto scommettitore, diciamo anche noi gol. Bene, chiunque tu sia, grazie per aver giocato con noi. Ovviamente mi raccomando, la prossima settimana torna la Serie A, quindi aspettiamo sempre spunti. Nel momento in cui ci sono le nazionali, soprassediamo sui marcatori, perché insomma, l'imbarazzo della scelta, ma anche la difficoltà, si eleva dal momento che abbiamo uno scenario sicuramente più vasto rispetto alla Serie A. Però una chicca, come ogni giovedì ve la vogliamo dare, che sono quella dei risultati esatti per quanto riguarda sempre le nazionali. Svezia, Italia 1-1, Inghilterra, Germania 2-2, Francia, Galles 2-0. Ecco, tu Valerio non ti volevi prendere responsabilità, qui invece chi ci offre questa schermata addirittura si prende la responsabilità e tenta il pronostico del risultato esatto di Svezia-Italia. Che ne dici? Sì, sarebbe positivo un 1-1 in terrazza svedese, sicuramente. Magari? Certo. La differenza reti poi nel doppio scontro, magari uscire con un clean sheet da San Siro dopo un 1-1 in Svezia sarebbe abbastanza importante. Poi ho visto Inghilterra-Germania 2-2, secondo me è una gara tattica, non si scopriranno così tanto. 2-0 della Francia sul Galles, sì, ci può stare, abbiamo detto assente Bale tra i gallesi, che è uno dei giocatori fondamentali di questa nazionale, e sarà un'assenza pesante. Ricordiamo che comunque queste due partite, Inghilterra-Germania e Francia-Galles, sono amichevoli, quindi certo, conteranno molto le motivazioni, e sono poche. Beh, lo spirito più che altro che diciamo il risultato, diversamente per Svezia Italia, che si tratta di uno spareggio mondiale. Ma te le giocheresti tutte e tre, Claudio? Ma io l'1-1, ripeto, come Valerio, sarei magari un risultato positivo sicuramente, poi basterebbe uno 0-0 a Milano, che è lì la partita magari dove si deciderà tutto, e noi saremo in Russia ai mondiali. Io direi per la Germania un 2-1 e un 2-1 anche Francia-Galles. Allora, nel finale ovviamente tutto concentrato sullo spareggio mondiale, Svezia-Italia, domani in campo, poi di nuovo lunedì. Partiamo con la dichiarazione dell'ultimo minuto che arriva nelle file azzurre da De Rossi. Non andare in Russia, dice, sarebbe una macchia sulla carriera. Valerio, ecco, quanto condividi queste esternazioni? Cioè, come a dire, non andare al mondiale sarebbe un fallimento totale, questa è la traduzione. Ma sì, lui secondo me l'ha detto più in maniera personale ed è secondo me troppo severo con se stesso De Rossi, per il semplice fatto che è un grandissimo calciatore, ha vinto un mondiale quando aveva 22 anni, giocandolo tra l'altro, almeno giocando la finale, perché ricordiamo che fu espulso nella seconda gara per una gomitata in Italia Stati Uniti. E sicuramente un mondiale senza Italia non sarebbe mondiale. Io ho 24 anni non ricordo un mondiale senza gli azzurri, fortunatamente. Spero di non doverne vedere, ecco, di non dover vedere mai un mondiale senza la nostra nazionale.
Sicuramente non ha fatto piacere vedere gli ultimi due mondiali come ci siamo comportati, perché dopo la vittoria del 2006 uscire comunque gironi, non dico che è stato disonorevole, però ecco, non siamo usciti sicuramente a testa alta. Do la colpa in particolar modo del mondiale in Sudafrica, di quell'uscita, ecco, di un mancato rinnovo, di una covata sbagliata che non ha dato i frutti sperati, mentre invece si poteva fare sicuramente di più nel mondiale in Brasile, perché l'Italia veniva da una finale europea, persa poi contro una Spagna nettamente superiore, ma ciò non giustifica un'uscita in un girone composto da Inghilterra, che tra l'altro abbiamo battuto, e poi Costa Rica e Uruguay. Beh, diciamo la marcord lo possiamo fare anche con Claudio, che è giovanissimo nel temperamento e nello spirito, qualche anno in più di noi, però Sì, ricorderà che l'Italia ai mondiali c'è no, io stata sempre, no? sì, c'è stata una sola volta la mancanza dell'Italia ai mondiali, ecco perché dobbiamo scongiurare assolutamente nel 58 quando esordiva il grande Pelé in Eh sì, Svezia. beh, E 2018 siccome adesso, veramente. Chissà bravo, se bravo. ricorda 60 anni dopo, no? Siccome giochiamo con la Svezia, guarda caso, l'unica volta che non siamo stati mondiali in Svezia, speriamo che questo non sia un significato, Scongiuri non abbiamo visto, però esatto, insomma, scongiuri sono le prime cose, però, corsi e ricorsi storici a volte. esatto, però ricordo bene lo spareggio a Roma con l'Inghilterra, grandissima partita dell'Italia e con la Russia e siamo stati noi ai mondiali eliminando appunto loro. E spero che si ripeta domani. Io per quanto riguarda la partita di domani, veramente qui parliamo del calcio italiano, un movimento italiano, ma non solo la figuraccia che potremmo fare, spero di no, ma proprio una questione economica, perché ci sono tantissimi tifosi che in Russia aspettano l'Italia e anche per la federazione sarebbe uno smacco non avere l'Italia come lo sarebbe tante volte non avere in un mondiale l'Argentina o il Brasile che c'è sempre stato o la Germania. L'Italia è una di queste, quattro volte campione del mondo, deve stare nei mondiali. La partita di domani però è molto molto delicata perché dobbiamo essere realisti. Loro sono forti dove noi alcune volte siamo deboli, nelle cosiddette palle ferme, calci d'angolo e punizioni. La fisicità è dalla loro parte, la fantasia è dalla nostra. Io spero domani proprio nella velocità, nella fantasia, nelle ripartenze, dove l'Italia può far male alla Svezia. Ho sentito dire 3-5-2, ma sicuramente sarà un 5-3-2, perché quando nei 5 centrocampo metti Candreva e Darmian, vuol dire che tornando dietro non saremo sicuramente a giocare in 3, Beh, perché sì, poi è il assolutamente modulo si rischioso. va, Sì, diciamo, a dobbiamo cambiare. fare assolutamente movimento, dobbiamo muoverci perché i svedesi giocando in casa sono pericolosi e lunedì le pressioni saranno da parte nostra a Milano con più di 70.000 spettatori. Facendo il risultato domani a Milano ce la giocheremo tranquillamente, ma se non fai il risultato domani veramente sarà rischioso lunedì a Sì, Milano, dove il pubblico beh. pretenderà dall'Italia non solo Una giocare bene, grandissima ma prestazione, insomma, diciamo che questo spareggio vale mezzo mondiale, perché è un primo ostacolo che si presenta dinanzi al cammino degli azzurri, e probabilmente, proprio per le ultimissime considerazioni, l'Italia ha un punto a suo favore, che è lo spirito di squadra. Adesso leggo sulla stampa: Alessandro Florenzi, a costo di morire in campo, Sì, le ho sentite queste dichiarazioni. Ha ragione andremo perché ai lui mondiali. Cioè, per perse dire, adesso c'è questo l'ultimo attaccamento, no? mondiale proprio, no? In Brasile, all'ultimo momento e ci tiene tantissimo, ma non solo lui, tutti quanti, come ricordava appunto Valerio anche De Rossi, campione del mondo, ma Buffon, io direi tutti. Questa è un'occasione importantissima perché siamo andati male gli ultimi mondiali, delle figuracce veramente sia nel 2010 che nel 2014. L'Italia deve stare ai mondiali, non vogliamo neanche pensarci, come dice il presidente della federazione, sarebbe veramente un fallimento. E poi siamo più forti, però sappiamo che quando l'Italia, purtroppo le partite le abbiamo viste tutti, ha queste pressioni, qualche grattacapo ce l'ha. Sì, è Dunque la partita di domani è fondamentale. fondamentale, insomma, il pressing, speriamo che faccia bene ai nostri, beh, con l'orgoglio patriottico, azzurri. Valerio, ma nella malaugurata ipotesi non ci vogliamo pensare. Pensiamo No, invece che l'Italia assolutamente. passa il turno. Sì. E a questo punto, che dici? Avrà uno spirito
ancora più forte per giocarsela ai mondiali? Cioè, questo sarà proprio una spinta, questo spareggio, che magari non hanno le altre squadre perché hanno già fatto. Ma guarda, non so, perché comunque vieni... Sì, sul momento potrebbe sembrare, però poi sai, da novembre a giugno passa tanto tempo, passa. Quindi non so quanto possa influire alla fine sulla squadra, sul morale, arrivare ai mondiali dopo uno spareggio. Bisogna poi vedere come va la stagione, bisogna vedere chi sarà nei convocati per Russia 2018, se dovessimo passare questo spareggio. Unico punto di domanda che mi faccio è che se in questi convocati trova spazio Gabbiadini, che sicuramente non sta facendo cose indimenticabili in questo periodo, perché non lo può trovare Balotelli? Eh beh sì, questo è già il primo dilemma che però dobbiamo procrastinare sicuramente dopo lo spareggio, che ora resta mi leggo subito a quello che diceva Valerio, qualcuno diceva Quagliarella, perché in uno spareggio, anche a prescindere dalle convocazioni, che poi ci saranno il mondiale fra 6 mesi, 7 mesi, è importantissimo la gente in forma, cioè il giocatore in forma in questo momento. Perché ti giochi tutto. Beh, l'uomo dell'ultimo minuto sicuramente deve scendere in campo, indubbiamente. In forma di Gabbiadini, che poi non vediamo neanche, non so. Ma abbiamo visto, no, tra Fattoni, Lippi, Quagliarella. Anche nel passato, la storia maestra, quanti errori puoi non portare quella... non portando Baggio. È vero. Qui, mi raccomando. Hai colto... Però qui il problema è che ai mondiali ci dobbiamo ancora arrivare. Sì, però in questo momento serve... il giocatore in forma, convocando Zaza aveva fatto bene, purtroppo è sfortunato il giocatore perché sta segnando ogni domenica, campionato spagnolo che non è facile, e purtroppo si è fatto male, questo speriamo che per lunedì recuperi da questo infortunio, e Insigne per esempio potrebbe tornare utile durante la gara, non so se partirà Eder in avanti con questo 3-5-2 diceva Belotti, o Belotti che non sta bene, però dopo l'infortunio non sta in buona forma, però in questo momento serve la gente che ha corsa, certo, perché bisogna chiudere la partita e fisico fresco, Andrea. Va bene, allora noi dobbiamo tacere a questo momento perché c'è il calcio giocato e quindi avremo modo di verificare che cosa succederà, augurando ovviamente il meglio alla nazionale per questa sera. Io intanto ringrazio Valerio Di Fonso. Grazie a voi e buonasera a tutti quanti. Claudio Pacella. Grazie Andrea, speriamo di ritrovarci giovedì con il sorriso. Grazie a tutti. E grazie al nostro pubblico, mi associo ovviamente ai ringraziamenti. L'appuntamento con Onda Strike per la prossima settimana su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti. Yeah, 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 yeah.